Ciao ragazze e vi ritrovate su Angela Biotrucco. Andiamo a realizzare un trucco abbastanza semplice per le più giovani per andare a scuola, visto che adesso proprio c'è il ritorno a scuola. Un trucco che non appesantisca il volto, che lo faccia sembrare più luminoso, che vada a correggere le piccole imperfezioni senza rendere il viso più invecchiato. Perché comunque siamo ancora giovani ed è bello valorizzare ciò che è la luminosità del nostro volto, anziché andare a nascondere e a coprire troppo. Quindi, per quello che riguarda la base, io consiglio, se avete la pelle grassa e quindi tende alle imperfezioni, di utilizzare un fondotinta minerale. Sarebbe a dire un fondotinta così in polvere libera, che si trova di solito all'interno di queste jar. E appunto è una tipologia di fondotinta che va ad asciugare le imperfezioni, le minimizza, rende la pelle molto più luminosa e allo stesso tempo quindi vi fa passare brufoletti, punti neri, dandovi comunque un colorito molto luminoso e coprendo quelle che sono le imperfezioni del momento. Se invece avete la pelle secca, cioè che tende a screpolarsi, ad arrossarsi, a tirare, è bene utilizzare un prodotto in crema, preferibilmente una BB cream, che è molto facile da applicare perché non necessita di un pennello, ma si può applicare semplicemente con le mani. Io utilizzo spesso questa, che è della So Bioetic. Esiste anche una versione texture leggera, sarebbe a dire che è molto molto più leggera, meno coprente rispetto alla versione classica di questa BB cream. Ne esistono due tonalità, io ho la tonalità numero 2, che è quella più scura, c'è il numero 1 che è quella più chiara. Questo prodotto va a nutrire la pelle, la rende più elastica e allo stesso tempo corregge le imperfezioni. Prima di utilizzare il prodotto per creare la base, ovvero il fondotinta minerale o la BB cream, io vado a correggere le mie occhiaie, avendo delle occhiaie che comunque si notano. È importante andare a creare un trucco che minimizzi al massimo le imperfezioni e che non le faccia emergere, perché se noi andiamo a truccare le labbra e gli occhi senza aver corretto prima le imperfezioni, l'effetto non sarà assolutamente bello a vedersi. Meglio non truccarsi a questo punto. Quindi andiamo a correggere le occhiaie. Inizio a truccarmi, ma per prima cosa io mi leggo i capelli, perché mentre mi trucco non voglio avere i capelli sul viso, altrimenti li sporco. Applico il correttore per occhiaie, sto utilizzando quello Nabla. La tonalità che utilizzo è la numero 3. Praticamente questo correttore è liquido e si applica in questo modo con l'applicatore morbido, che è molto simile a quello dei Lucida Labbra. Lo metto su tutta la parte interessata dall'alone scuro. Dopo averlo applicato in questo modo, lo sfumo con un pennello a lingua di gatto, picchiettandolo sulla zona in cui ho messo io il correttore. Per coprire meglio le occhiaie è bene utilizzare un correttore di una colorazione aranciata, che è il colore complementare a quello delle occhiaie, che sono di solito violacee e scure. Non utilizzate ovviamente dei correttori con una colorazione scura, perché quelli servono per coprire le imperfezioni di colore rosso, tipo i brufoletti. A questo punto ho coperto le mie occhiaie, ma va applicato sopra una base, ovvero un fondotinta o la BB cream. Io scelgo il fondotinta minerale della tonalità Dark Warm della Neve Cosmetics. Questa è una tonalità piuttosto scura, essendo io molto abbronzata. Ne prelevo una piccola quantità versandolo sul tappo in questa maniera. Dopodiché, con un kabuki, ovvero il pennello grosso con la base corta senza manico, vado a prelevare il prodotto in questo modo, facendo roteare le setole sul tappo. Elimino l'eccesso di prodotto facendolo appunto sbattere sul bordo del tappo e dopodiché lo applico
facendo dei movimenti circolari su tutto il viso. Parto dalla fronte e, come potete notare, subito il fondotinta risulta piuttosto coprente, ma dà un risultato molto molto leggero, quasi naturale. Ovviamente il fondotinta va sfumato verso il collo, altrimenti si nota lo stacco tra il viso e il collo ed è veramente orrendo vedersi, perché sembra che abbiate una maschera in faccia. A questo punto il fondotinta o la BB cream vanno opacizzati e fissati con l'utilizzo di una cipria. Io scelgo la cipria minerale Hollywood, sempre della Neve Cosmetics, che è una cipria non colorata, trasparente. Ne prendo una piccola quantità e con un pennello grosso la vado ad applicare picchiettandola proprio leggermente. È una cipria abbastanza leggera, quasi impalpabile, ed è adatta per tutti i colori di pelle. Quindi è perfetta sia che siate abbronzate, sia che non lo siate, sia che siate molto chiare o scure. L'effetto opacizzante è assicurato ed è proprio una cipria impalpabile, quasi invisibile. Per quello che riguarda il trucco occhi, io decido di applicare semplicemente il mascara e una matita all'interno della rima inferiore per creare un effetto il più naturale possibile, però visibilmente comunque truccato e curato nell'aspetto. Il mascara L'Homme de la Peau Bio lo applico sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Quando lo applicate sulle ciglia inferiori fate sempre attenzione a non macchiarvi, perché altrimenti poi toglierlo via è veramente un dramma. Dovreste rifare la base, appunto. La matita Everil colorazione nera, carbon, la applico nella rima inferiore. Questa matita mi sta piacendo molto perché ha una mina molto morbida ed è iperpigmentata, nonostante sia un prodotto 100% naturale biologica. Sulle guance applico il blush numero 2 della Puro Bio con il pennello che serve appunto per applicare i blush, sempre della Puro Bio, sorridendo. Poiché io ho un viso piuttosto piccolo, di una forma appunto diciamo triangolare, vado ad applicare il blush a sorriso. Se avete un viso molto grande e che ha bisogno di essere scolpito in questa zona e gli zigomi hanno bisogno appunto di essere spinti all'infuori, è importante che applicate il blush in questa maniera e non a sorriso. Quindi fate attenzione a come avete la forma del viso. Come rossetto io ho scelto il rossetto della Benecos, che è piuttosto chiaro, di una colorazione tendente al fucsia, pink rose è il colore del colore, il nome del colore, e lo applico direttamente dall'applicatore. Tutti i rossetti della Benecos sono molto scorrevoli, morbidi, lucidi e fanno un effetto quasi lucida labbra, e non sono dei rossetti particolarmente pigmentati, ecco perché io appunto li consiglio per un look giornaliero molto fresco e semplice. A questo punto non mi resta che sistemare i capelli e andare a scuola, magari. Per me la scuola è finita da un bel po'. Comunque ragazze, è importante che voi teniate i capelli legati o semilegati, perché è veramente fastidioso e anche scomodo
applicarli sui libri, sui quaderni, con i capelli che vi vanno davanti agli occhi, oltre che pericoloso per la vostra vista, per la salute dei vostri occhi. Io vi auguro un buon inizio di anno scolastico. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!